raga, da Gave 74. Allora, siamo qui ragazzuoli con l'aggiornamento di giovedì 24 ottobre, uno degli aggiornamenti più importanti. È il primo, ne verranno sicuramente degli altri, però in questo troviamo tanti miglioramenti nel gameplay che poi successivamente, magari settimana prossima, che c'è un giorno di festa di mezzo, andremo a vederli insieme. Avrò tempo magari di poter fare un video, provare magari un gameplay. Ultimamente col lavoro sono davvero molto impegnato, però questa è una cosa che valuterò a tempo debito, per appunto la prossima settimana. Al momento non ho tempo, se non fine settimana vedremo, vedremo. Per quello che riguarda gli aggiornamenti, allora, le sfide non è cambiato assolutamente niente. Da lunedì, ovvero nella Coppa Challenge, troviamo la solita sfida. Domani probabilmente ci sarà quella Coop con i preparatori di posizione, almeno si presume. Vedremo, vedremo. Hanno aggiunto, oltre ai miglioramenti ai gameplay, un altro pool. Andiamo sul contratto, un altro pool di leggende, come avete potuto inquadrare, con Romario, Figo e Roberto Carlos. Io al momento direi di farci quattro giri, perché Roberto Carlos mi interessa, l'ho sempre avuto tutti gli anni, non vi nascondo che mi piacerebbe prenderlo, però purtroppo quest'anno è a monete. Tutte le volte che hanno pubblicato le leggende sono sempre stati col giro a monete. Speriamo anche che metteranno la possibilità di prenderli con i GP, vedremo se successivamente. Spero vivamente non alla fine del gioco, perché sarebbe veramente una bastardata per chi ha messo già da parte un bel po' di GP. Benissimo, io direi di andarci a fare un paio di giri veloci. Ok, in Spagna chiaramente. Palla nera. Griezmann. Griezmann, tanta roba, si inizia bene, direi che si inizia bene, lettera A, andiamo a vederlo nello specifico. Tanta roba Griezmann, già lo possedevo, però ve lo faccio vedere nello specifico. Buonissima velocità, grandissima accelerazione, potenza di tiro, non tantissimo in elevazione, controllo del corpo 87, resistenza 83. Comportamento offensivo 90, controllo palla 87. Grandissimo giocatore, dotato anche di una buona forma fisica, di una buona resistenza agli infortuni, ha un po' poco in frequenza piede debole e in precisione piede debole, però tantissime abilità per il giocatore, anche negli stili di gioco contro com è dotato di 3 punti abilità che sono serpentina, inserimento e tiratore. Non male, non male. Andiamo avanti con Griezmann. Sarò breve perché sono anche un po' stanco, ero indeciso se farlo o meno. Però ci sono anche i Potv, che non vi nascondo che c'è Gnabry che mi interessa. Io direi, prima di procedere col pool dove si trova Roberto Carlos, di darci un'occhiata. Troviamo David Silva, che diciamo i trequartisti sono a posto. Pjanic, Gnabry, Pjanic già ce l'ho if, dal club Juventus. Çalhanoğlu, che non mi dispiacerebbe per quanto riguarda il Milan. Grealish, beh, un trequartista, potrebbe crescere tanto perché mi sa che è molto giovane. Skorupski del Bologna, Camara che ho visto nel database arriva a 96. Questo difensore centrale che mi sa è anche molto giovane, 47 livelli di crescita e ha la bellezza di 20 anni. Questo potrebbe diventare uno dei potenziali difensori centrali più forti del gioco per quello che riguarda Potv della settimana. Interessante anche Cornelius, perciò dopo vedremo un attimo. E questi sotto, Lago, Piovi, che non li conosco sinceramente. Questa dovrebbe essere una palla bronzo in realtà. Lo vedremo al limite se lo andiamo a pescare nello specifico. Che dire, tanti bei giocatori, tanti bei giocatori.
non tantissimo interessanti, però io un giro per, o anche due, per vedere se troviamo una Gnabry lo farei. Paghiamo con 100 monetine MyClub, caschiamo in Jugoslavia, può essere palla oro. Chi è? Ah no, scusate, Russia, è dello Zenit questo, esatto, è dello Zenit, mi aveva un po' ingannato. Karavaev, boh, non lo conosco sinceramente, la Liga Russa non la tengo monitorata, anche se lo Zenit gioca in Champions, sinceramente è una di quelle squadre che non ha un campionato di risalto molto importante, ecco. Va bene, va bene, io direi che è una palla oro, non stiamo neanche tanto a perderci nei dettagli, è comunque un giovane, però ci diamo un'occhiata velocemente, insomma un giocatore che comunque ci potrà fare da allenatore, ma andiamo avanti. Io direi di fare un giro anche nel Legend Spagnis. Qui ricordo c'è la possibilità di prendere Roberto Carlos, chiaramente in Spagna, di nuovo palla nera. Questo è Umtiti, signori, Umtiti. Non male questa pescata, già in questo pool mi sono portato a casa due palle nere su due giri, non è per niente male. Umtiti mi mancava, ok. Umtiti è dotato di una buona velocità e di tanto fisico, 78 in effetti di velocità, mi sembra un pelino calato rispetto alla carta dell'anno scorso, però non mi nascondo che non è per niente male, è un giocatore anche discretamente di fisico, infatti ha 88 di contatto fisico, buona resistenza 84, poche abilità del giocatore, colpo di testa, esterno al giro, un difensore centrale, strano, marcatore, intercettazione. Vabbè, ma andiamo avanti in Titi. Andiamo col secondo giro del Potv. Non mi dispiacerebbe Gnabry, un bel Eda. Siamo in Spagna. Questo è Lago, signori. Lago Junior. Faccia cartonata, Eda, 29 anni, non vi nascondo che non deve essere niente di che, questo lo potrei usare nella mia squadra argento, che poi successivamente farò un video per farvi vedere la mia squadra argento, quella oro, quella full nera e quella di Potv e Clef Selection. Beh, anche lui non sto a perdermi tanto nei dettagli, comunque come Eda, finalizzazione acrobatica, tiro da lontano, astuzia, spirito combattivo, inserimento. Vabbè, mi aspettavo sinceramente che avesse un po' meno anni, non sono andato a vederlo prima nello specifico, però 29 anni, 32 livelli, potrebbe crescere un pochettino. Non male, non male. Andiamo a vedere se ci dà questa benedetta leggenda. Niente leggenda, vediamo se è palla nera, se siamo più fortunati qui che nei Potv, è palla argento anche qui, mamma mia, inguardabile Vargas, anche lui non stiamo a guardarlo nello specifico, inseriamolo, molto giovane, potrebbe essere un buon allenatore, andiamo per l'ultimo giro dei Potv, poi faremo l'ultimo nel Legend e ci saluteremo. Signori, speriamo. Altro Europa, questo dovrebbe essere un Gnabry. Sì, signori. Sì, signori. È proprio quello che volevo, Gnabry. Oh, questa è una gran bella pescata. Allora. Lo andiamo a vedere nello specifico. Ok?
Questo è quello che volevo. Ok, palla argento, palla oro nel POTV, ma mi ha dato il giocatore che volevo. Volevo Gnabry e Gnabry è arrivato. Non vi nascondo che sono molto ma molto contento. Dotato di tutti i punti statistiche aumentatissimi, dal comportamento offensivo, dal controllo palla, al dribbling, al possesso stretto. Ricordo, in essere è una palla oro, che lo potete trovare a livello 1, 84. Non vi nascondo che l'ho usato tantissimo all'inizio, ma tanto, tanto, tanto. Mi piace un mucchio come mi piace Zaha, infatti ce li ho. E, che dire, direi che lo possiamo bloccare. Andrò a prendere la sua palla oro, ma prima facciamoci un giretto. Ok. Speriamo di tirar fuori una leggenda, niente leggenda, magari un'altra palla nera, non mi dispiacerebbe. Palla oro del Real Madrid, se non sbaglio. Questo è Odriozola. Odriozola, il terzino destro, non male, non male, non male, non male, non male. Lettera E purtroppo non si adopererà tantissimo. Via, un altro giretto, poi chiudiamo qui per quello che riguarda gli spacchettamenti. Andremo a prendere Gnabry. Ok, di nuovo in Spagna, chiaramente. Palla nera di nuovo del Real Madrid. Questo è Toni Kroos. Toni Kroos. Toni Kroos, grandissima questa pescata. Io ce l'ho POTV, l'ho già, diciamo, livellato, però è un centrocampista che magari da poter allenare qualcuno finite le sue 10 partite può dare tanti punti esperienza. Benissimo, ragazzi, datemi un attimo che vado a convertire allenatore Gnabry. Eccoci qua di nuovo, signori, su Gnabry. Gnabry, gli andiamo a dare il suo Gnabry che avevo palla oro, l'ho convertito, come potete vedere a 90, proviamo a darglielo su. 19.584, è già 94 di overall, penso che arrivi a 96, penso che arrivi a 96, però rimane comunque tanti livelli di crescita ancora, perché sono altri 16 livelli e mi sembra stranissimo che possa crescere. Adesso gli diamo altri EDA, proviamo a vedere. Ok, sì, mi sembra molto strano che possa crescere solamente di questi 16 livelli solo di 2 punti overall. Vedremo, perché tante volte il database non è proprio veritiero, lo vedete poi solamente alla fine quando il giocatore l'avete overalizzato al massimo. Su molti è esatto e corretto, ma su molti altri no. Bene ragazzi, per questo video è tutto, per giovedì 24 ottobre direi che c'è solo da guardare il gameplay, cosa che non ho molto tempo, infatti domani mattina mi devo svegliare presto, pertanto, e sono anche molto stanco, pertanto non mi metterò sicuramente a provare il gameplay. Vi invito a iscrivervi al canale, a condividere il video se vi è piaciuto, a lasciare un like o un dislike, di iscrivervi al gruppo di PES Italia, il gruppo storico, che troverete il link qui sotto in descrizione, assieme a quello del canale amico di Italia Top Game, di Fabrizio Tropeano. Benissimo ragazzi, per quest'oggi è tutto, ci si vede in un prossimo video, in una prossima live. Bello da Gabe74.